Oggi Giornata Habitat si chiude con un panorama diverso, a sorpresa e sempre magico, talvolta inaspettato. Claudio Capitini. Si chiama Interceptor ed è una delle imbarcazioni in mangia plastica inventate dall'ingegnere croato Boja Slat per ripulire i fiumi e proteggere gli oceani. Pensate che nel mondo 1000 bacini fluviali versano in condizioni ambientali così disperate ad essere responsabili di circa l'80% dei riversamenti di plastica negli oceani. L'idea di quel giovane ingegnere non è più un'utopia, sta progredendo nelle sue fasi, 700 specie marine sono a rischio e 100 potrebbero presto estinguersi, ma di questo passo, beh, siamo sulla buona strada, almeno in acqua. Il mare non ha paese, è di tutti coloro che lo sanno ascoltare. Giovanni Verga. Ciao. Sometimes you wipe your tears away, but crying will help you sometimes, because a repentance can help you to understand better what you want, who you are. Yes, who you are. And sometimes you can chase something, something that you don't even want. Or maybe because someone just told you, maybe because it was the mirror and the water that suddenly deserved. You cannot go from time and space, you can only stay inside, inside them with love.
Like when you're swimming in the sea and let yourself float in and round. Look in the sky, look in the sky, saying to